Basta così? Ne vuoi un'altra? No. Due cappuccini e due paste. Due cappuccini e due paste. 200. 200. Ma papà! Si incomincia capillando. Arrivederci, bellezza. Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6. Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2, no? Bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro? Oh, andiamo. Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo, birichino. Grazie per essere qui stamattina. Grazie a te. Birichi. Per avermi ospitato l'altro giorno, visto le mie sorelle, io sono il quinto sorello della famiglia Izzo. Infatti la sorellanza, la chiamo io. Fantastiche donne piene di energia. Non potevo mancare, non volevo venire con loro perché sennò no. Le avrei sopraffatte. Altrimenti capisci? Non ti avrebbero fatto dire neanche A. No, niente, sarebbe stato difficile. Però so che tua suocera ti difende, ti protegge tantissimo. Mia suocera è l'unica che mi difende in quella famiglia. Mi raccomando, mi hanno detto, mi raccomando, dovete proteggerlo, Ricky. Ricky, tu sei tutto, regista, attore, sceneggiatore, produttore. Cioè, il cinema è proprio la tua vita, da sempre è stata la tua vita. Ma sai, ho avuto il privilegio di nascere figlio d'arte, di... È come un circense invece di andare sul trapezio, quando sono arrivato all'età della ragione, fare il cinema dopo tutte quelle esperienze sul set con papà, eccetera, mi sembrava meglio che lavorare, insomma. Cioè, ci credo. No, e quindi insomma ho cominciato subito a fare l'aiuto regista, poi ogni tanto gli aiuti registi, allora facevo anche i casting dei film, capito? Ogni tanto mi infilavo dentro e facevo un ruolo. E poi piano piano ho fatto dei ruoli più importanti, poi sono diventato regista. Beh, tu hai fatto l'aiuto regista di Comencini. Sì, è vero, bravo. Insomma, di grandi. Di Comencini, di Tinto Brass. Di Pupi Avati. Di Pupi Avati, con cui ho debuttato, i miei primi film li ho fatti con Pupi, due film con lui. Insomma, hai Maurizio Ponzi, bene. tanti. 11 anni di aiuto regia, anche con papà, sì. Due film suoi. Senti, noi andiamo un secondo... Non lo diciamo, quella parola che dice Marzullo, io non la ripeto. Ci fermiamo pochi istanti e torniamo subito con Ricky Tognazzi. Dobbiamo raccontarci un sacco di cose. Sai che dobbiamo anche cantare insieme? Non credo. Non credo che cantare sia comunque la parola adeguata, diciamo, in questo caso specifico. Recitare. pure. Sì. Recitare sì. Giallo, è in edicola, Erba, sotto inchiesta il giudice che difende Rosa e Olindo. Emanuela Orlandi, la verità sulla sorella e lo zio sotto accusa. Thomas, ucciso per errore da padre e figlio. Cata, una donna romena, sa la verità. Giallo, in edicola. A una O che divide, preferiamo una E che unisce. Per sostenere il presente e il domani di tutto il paese. E lo facciamo da 70 anni. Eni, l'energia di sempre. E l'energia nuova. Lui è Pecco Bagnaia, un fenomeno sulla moto. Un po' meno con il pallone. Ma proprio quel pallone gli farà conoscere un altro campione del mondo, Fabio Cannavaro. E insieme condivideranno la passione per il calcio. Non restare indietro. Con Team Vision Calcio e Sport puoi avere Dazn con tutta la Serie A Team e Infinity Plus con la UEFA Champions League. A 19,99€ al mese per tutto il 2023. E agosto lo offre Team. Vivi tutto al massimo con la fibra di Team. La forza delle connessioni. Ma per Ricky bambino, la macchina da presa era un po' una bestia, era un... Cos'era? Un drago? No, ci sono cresciuto con la macchina da presa. Mio papà mi ha portato sui set. Io sono figlio di separati ante litteram. Cioè, io ero l'unico in classe figlio di separati. Tutti gli altri erano... Adesso è il contrario, no? Entri in una classe delle elementari. Su 30 bambini, 29 sono figli di separati e ce n'è uno che ha due genitori strani che vivono insieme, una roba bizzarra. Eh sì, così. Quindi andavo a passare le vacanze da mio padre a Roma, questo era d'obbligo tutte le estati, e tutte le estati andavo sul set. Quindi ero abituato a frequentare il set. E poi un giorno papà, che gli offrirono
gli offrirono un film dove c'era un bambino, disse ma perché non prendete Ricky per fare questo ruolo, era un film con Gregoretti, e poi la clip che abbiamo visto dopo, quello che ti è piaciuta particolarmente? No, mi è piaciuto, non l'avevo mai vista a colori, quello è un film in bianco e nero, qualcuno si è preso la briga di dipingere il film a fotogramma per fotogramma, perché non credo, a meno che non ci siano oggi computer che lo fanno automaticamente. Una volta si faceva anche quelle vecchie foto, certo. No? Foto dei matrimoni, che bello, no? Che bei momenti, pensare che uno a mano fa diventare la vita a colori. A colori. Senti, tu in soccorso del nostro grande cinema hai detto i cinema sono importanti per l'anima come le chiese. Beh, insomma, il cinema sono momenti di riflessione, sono momenti di convivialità e di convivenza, se vogliamo. Nel senso che il cinema, la sala cinematografica ti permette di sognare tutti insieme lo stesso sogno e di ridere tutti insieme. Quindi, vedere un film comico da solo a casa è tristissimo, non ridi mai. Invece vai in una sala cinematografica, ti coinvolge la risata degli altri, no? E poi esci e parli con gli amici, ti è piaciuto il film, dibatti mentre mangi la pizza, insomma. Infatti, se ci fai caso, i film che hai visto al cinema te li ricordi tutti. È vero. E ti ricordi dove li hai visti, li hai visti, con chi eri fidanzato. Quel momento in cui hai tenuto la mano, certo. Quella scena lì. No? Invece, dicevo, ieri sera ho visto in televisione un film, qual era il titolo? Mi ricordo. È l'attore, quell'attore famoso, quello che faceva che ha fatto. Brava, quello lì, che lavora quello sempre lì. Con... come cavolo si chiama? Ricky Tognazzi si chiama. Ricky, tu hai trovato la tua dimensione davanti o dietro la macchina da presa? Ma non lo so, perché quando sono davanti alla macchina da presa mi diverto molto, sinceramente. Mi sembra di essere un po' in vacanza, anche se un lavoro anche duro, difficile e anche impegnativo da un punto di vista psichico proprio, no? Fa essere un altro. Però mi diverte molto. Mi affatica molto fare il regista, una fatica abnorme. Perché devi stare su troppe cose. Perché devi stare su tutto, perché ti riempiono di domande, perché devi vivere il film 24 ore al giorno. Poi noi siamo in due, fortunatamente, io e Simona facciamo tutto insieme, quindi questo è un grande aiuto, ma anche una tensione fortissima. Che continua a casa, di notte. Noi dormiamo col terzo incomodo. Col copione. Diceva... Ed Oscar Wilde dice, il matrimonio è una croce che va vissuta in tre, no? Ecco, noi siamo io, Simona e il film che stiamo facendo. E questo ci aiuta. Quindi tantissimo. Quindi da una parte aiuta, da una parte un po' toglie. Eh sì, perché poi quando hai fatto il regista, il film è finito e hai le tue belle soddisfazioni, magari va bene. Vai a un festival, prendi dei premi. Lì la gioia è immensa, insomma. Senti, noi intanto vogliamo vedere un pezzo del caso Tortora, appunto, con la tua regia. Certo, per Rai 1. Sì. Tortora, vittima di una congiura. Tortora perseguitato dalla giustizia. Sapete perché Tortora è presente in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più venivano fuori imponenti prove della sua colpevolezza. Sono molto felice e sono molto grato al Tribunale di Napoli per non aver accolto la nostra richiesta di spostare il processo in altra sede. Io ho sempre avuto fiducia nella magistratura, anche se, per come sono andate le cose nel processo di primo grado, ero fortemente turbato nei miei convincimenti. Ho attraversato tutto il pianeta dell'infamia legale. Ho visto e sentito sulla carne cose che avrei ritenuto assurde e indegne dell'Occidente. Io non sono un candidato di facciata. Io sono un candidato che ha ricevuto una scudisciata in faccia. Wow, che interpretazione. Non lo so se sono stato all'altezza, però insomma è stata una bella esperienza, molto dolorosa. Sono molto commosso, non a vedere me naturalmente, ma a ripercorrere quei momenti, perché poi il cinema ti offre queste opportunità, no? Di scavare, di entrare dentro le cose, di studiare personaggi, momenti storici, e questa storia è stata una storia... terrificante, terribile, è stato devastato. Lui disse,
è come se mi fosse scoppiata una bomba dentro. Infatti morì subito dopo, proprio sì. Devastato dal tumore. Sì, un uomo amato, amatissimo dal grande pubblico, da tutti. Amato e poi disprezzato. Il film è tratto da un libro, Applausi e sputi si chiamava il libro, titolo un po' forte, ma insomma che rende molto l'idea di quanto lui fosse stato un beniamino, amato da tutti e poi a un certo punto disprezzato da tutti, additato. Sì. E quello è una cosa da cui è difficile liberarsi, ancora oggi comunque, voglio dire. Sì, così. Cioè, della serie, no, beh, deve aver fatto qualcosa, ma deve aver fatto che cosa? Poi alla fine è stato assolto, però c'è sempre quella domanda, quell'interrogativa. Eh sì, ti rimane addosso quella melma, capito? Eh sì. Terrificante. Ricky, tu sempre, spesso tratti cinema d'inchiesta, comunque. Beh, mi è piaciuto, ho iniziato così, con film come La Scorta, che era una storia vera, ambientata a Trapani, sulla difficoltà di lavorare, di combattere contro la mafia perché avevi nemici interni, per cui questo magistrato aveva solo la sua scorta che lo poteva aiutare e diventava un braccio investigativo. Sì. E poi tanti altri, insomma. Poi recentemente è andato in onda su Rai 1 Boris Giuliano, un poliziotto a Palermo con Giannini, uno dei primi poliziotti che hanno scoperto veramente l'essenza della mafia, no? La mafia come organico, piramidale, dove unico, insomma, non come fenomeno così di malavita normale. E, insomma, è bello. La realtà, diceva Zavattini, va pedinata. Ah, certo. Va pedinata perché è ispirativa, perché ti racconta tante storie. Se tu apri il giornale è pieno di storie, sì, di storie fortissime. E il cinema poi invece ti regala quella potenza in più, quella emotiva, no? Tu vai al cinema e ti commuovi per i fatti che magari sentiti al telegiornale ormai li digerisci così come se fosse acqua fresca. Ma Ricky Tognazzi per che cosa si commuove? Ma sai, ormai ho raggiunto una certa età, mi commuovo facilmente, mi commuovo quasi su tutto, piango proprio con una facilità, cioè stai attento a quello che dici. Possiamo subito entrare in quella chiave emotiva. Ma lasciamo stare, già ci sono passato vicino, molto vicino, mi sono commosso tanto con quelle immagini di Tortora. Senti, tuo papà, voglio accennare perché ovviamente no, papà, sappiamo di questo papà, grande legame. Papà mi mette allegria. Lo so. Ti mette allegria perché io so che tu fino a 12 anni, all'età di 12 anni, tu pensavi che tuo padre fosse lui a fare le uova. No, papà era un mattacchione. Era un giocherellone, noi passavamo poco tempo insieme, ma quando c'era veramente. Era un papà di salvataggio, dico io. Non sempre era visibile, ma quando c'era veramente. No, beh, da bambino ho questo ricordo perché tra i giochi che faceva a un certo punto... Magari stavamo al ristorante e cominciava a fare la gallina e io mi guardavo intorno un po' imbarazzato, gli altri tavoli si voltavano, lui faceva la gallina e poi faceva così e tirava fuori un uovo. Dice, ho fatto l'uovo, Ricky. E io lo guardavo e fino agli 11 anni ero convinto che mio padre facesse le uova. Senza. A scuola, insomma, non ci faceva una gran figura. E poi quando era dentro casa, che mentre stava girando il vizietto, che continuava, tornava a casa e continuava a fare la donna, perché lui doveva stare nel ruolo. Anche in Madame Royale, che fu un film che fece 10 anni prima, il primo film sull'omosessualità, con un protagonista omosessuale che non veniva dileggiato, una storia vera, drammatica e anche molto spiritosa. E lui tornava a casa e proseguiva. E continuava perché adorava questo personaggio. Era uno show continuo. Era uno show, poi si divertiva. Ecco, lui mi ha insegnato a divertirmi sul set. Insomma, noi viviamo un grande privilegio che è quello di fare un mestiere che è veramente un gioco. È un grande divertimento, sì. Certo. Senti, a proposito di giochi straordinari, adesso io vorrei chiamare un uomo che ti farà giocare con le sue domande. Ah, ma io lo col so col suo chi è. Marzulliere. Dov'è? Eccolo. Lo conosco ecco. Da quando eravamo piccoli. Ecco. Certo. Come va, maestro? Bene, no, maestro. Cioè, io maestro stavo leggendo lei. Un po' della tua biografia qui. Sì. Due volte a Cannes, La Scorta, Piccoli Equivoci, Orso d'Argento. Sedetevi. Al Festival di Berlino per Ultra. Brilli e Zingaretti in un certo senso scoperti da te, ma che ti sei messo in testa? Ti sei montata la testa o no? Beh, sono tanti anni di lavoro. Beh, sì, sono stato molto fortunato perché da ragazzo sono stato chiamato per fare l'attore in un film che si chiamava La Famiglia.
film di Ettore Scola. Un film meraviglioso, forse il più bel film di Ettore, sì. Uno dei più bei film italiani mai realizzati. E lì ho conosciuto bene Ettore, che conoscevo già perché era amico di famiglia. Hai fatto. E che ti manca, Tognazzi? Mi manca il prossimo film. Adesso abbiamo appena finito un lavoro, adesso devo cominciare, speriamo di cominciare un altro presto. Ma la malinconia, sei malinconico? Sì, abbastanza. E la felicità di sentirsi tristi? È la felicità di sentirsi tristi? No, perché quando si è malinconici, la malinconia non è felicità. Non mi crogiolo nel mio dolore, non mi piace quello. I tuoi film hanno raccontato molte verità. Speriamo. È possibile poter dire la verità senza far piangere nessuno? Ma speriamo di no, nel senso che la verità è dolorosa, è faticosa da ottenere, è un'illusione e quindi al cinema quando si raggiunge la verità di solito raggiunge il cuore delle persone anche. Quindi tu sei un uomo di successo, l'uomo di successo ha ciò che vuole o l'uomo felice è quello che vuole ciò che ha? Non ho capito niente. Non sciogli lingua, aspetta un attimo, rifacciamo. Aspetta, ricostruiamola questa. Tu sei un uomo di successo. Grazie. L'uomo di successo ha ciò che vuole, l'uomo felice è quello che vuole ciò che ha. Certo, certo. Ma beh, certo, è una bella cosa. Certo, insomma, non è facile, accontentarsi di quello che si ha. Ma successo e felicità? Successo insieme. E felicità non sono necessariamente due cose che vanno d'accordo, perché il successo porta anche alla distorsione della realtà. Tu quando cominci ad avere troppo successo, cominci a vedere le cose in modo diverso, cominci a guardare la gente con aria di superiorità. È difficile da gestire il successo. Nella tua vita che cosa hai capito? È meglio chiedersi che cos'è la felicità o è meglio chiedersi chi può darci la felicità? Ma tutte e due, credo che vengano insieme, chi può darci, chi può... Io non lo so, io ho incontrato Simona, lei mi ha dato... Io stavo felicità. Per chiederti... T'ho fregato. Simona porca miseria, t'ho fregato. E tuo padre Ugo ti ha dato felicità? Ma da morire, da morire, mia figlia, le persone a cui vuoi bene, no, insomma, la felicità... Perché la barba? Perché la barba? Ma perché la barba... Non lo so, adesso me la dovrei tagliare perché è tutta bianca, c'è questo effetto Babbo Natale. Ma che tu, non è che mi... invece stai benissimo, tu perché i capelli? Scusa, così lunghi. Io da sempre i capelli. Io non voglio finire con Ricky oggi così. No. No? No. Ma mi devi esaudire questo desiderio. No, esaurire era più giusto, te lo assicuro. No. Sì, sì, ho capito dove stai andando. Io prima o poi farò uno spettacolo, un musical con te. Ma lo è so. Il tuo edario. Ma io non so cantare, io vorrei fare un musical con te tutta la vita. Allora, guarda, adesso... Tutta la vita. Esageriamo. Non ma non adesso... so cantare, non, so, non, non cantare. Sono capace. Devi parlare con quella voce che ti ritrovi. Maestro? Io ci sono. Parole, parole, parole. Ah, sì? Non abbiamo proprio provato e non sapeva neanche che dovessimo farlo. Non so nemmeno le parole. Guarda, sono scritte lì. Ah, bene. Inizi tu, Cara, che cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore non cominciata mai, e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre. Adesso ormai ci puoi provare. Veramente? Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Non ti capisco, sai. Le rose e i violini, questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando il momento è
dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ti prego, ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Serena, per favore. Parole, 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 soltanto parole. Parole. Tra grazie. Sono riuscito a rovinare la canzone con l'ultima strofa. Non è vero, ti cioè, ringrazio. È una cosa perfetta. Grazie per aver accettato questo gioco così improvvisato. No, grazie, maestro Campagnoli. Grazie a voi. Per aver complimenti. Di papà e grazie, di te della mia vita. Grazie. E adesso guardiamo una delle donne più belle.